alla scoperta dei musei italiani. Eccoci arrivati a Colli al Metauro e adesso andiamo a vedere il Museo del Balì. Faremo un viaggio nella scienza utilizzando la scienza. Cosa vuol dire? Ve lo spiegheremo fra poco. Bene, siamo pronti? Andiamo! Andiamo! Oggi ti svelerò tutti i misteri della scienza! Sì, però ricordati che il prof sono io. Vedremo, vedremo! Ciao! Ciao! Benvenuti! Grazie! Questo è il Museo del Balì. Io mi chiamo Alessandra e sono qui per mostrarvi gli esperimenti che abbiamo a disposizione. Ma cosa ci farei vedere oggi? Tantissimi esperimenti, perché in questo museo i visitatori possono toccare tutto. Grande! Ma proprio tutto? Gli animatori no! Mi dispiace molto! Mi piace per te! Infatti il nostro motto è vietato, non toccare! Pronti ad iniziare? Prontissimi. Allora, vi porto nella prima stanza. Sì. In cui Renato è la testa. Grandissimo. Oh. Andiamo. Partiamo. Siamo arrivati nella stanza della percezione, dove niente è come sembra. Fantastico. Ma dov'è Renato? Renato, ce lo siamo persi. Boh. Dove Renato! Sarà? Renato! Renato! Oh! Tu dove eri? Ma cos'hai fatto? Mi è sparito il corpo! Eh sì, sei ingiardinato! Lasciamolo qua. Ok. Stai comodo? No! Ma non ti preoccupare che tornerai come prima tra poco. Infatti ti è solamente scomparso il corpo per un gioco di illusioni ottiche. Sembrava una magia però, invece è scienza. È scienza! Li vedi i due specchi che sono davanti? Adesso sì. Hai visto? Questi si riflettono, per cui sembra che il corpo non ci sia. Pensa, questa tecnica è stata utilizzata anche nel film di Star Wars. Ma per far cosa? Hai presente lo speeder di Luke Skywalker? Certo. Esatto, sembra che voli basso basso sulla terra e invece è un gioco con gli specchi. Capito, Renato? Per fortuna sono ancora tutto intero. Sei sicuro? Sì. È vero, sei qua. Bentornato. Grazie. Cambiamo stanza? Sì, meglio. La senti? Sì, prontissimi. Vai, andiamo. Via. Alessandra, ma dov'è Renato? Ah, io faccio uno scherzo. Ah. Aspetta, Aiuto, ma dove siamo? Mi sembra di stare nella lavatrice! Dove mi avete mandato? Oh! Aiuto! Ha funzionato! Ma che scherzo è? L'ho mandato nel Vortex Tunnel. È un tunnel che gira molto velocemente e all'interno c'è una passerella. La passerella è ferma, ma il tunnel gira, quindi si ha l'impressione di cadere. Sì, ma non sarà pericoloso? Un pochino, ma sono sicura che riuscirà ad uscire, Renato. Ce la farà. Ma quindi è una questione di equilibrio? È una questione di equilibrio, perché non riesci a vedere il fondo, quindi non capisci bene, non hai punti di riferimento, ma l'equilibrio non è fatto solo dalla vista. Beh, giusto, c'entra anche l'orecchio nell'equilibrio, giusto? Esattamente, okay. Abbiamo un po' di liquido nell'orecchio che ci permette di restare in equilibrio. Perfetto. Oh, dove mi avete mandato? Ma siete pazzi! Vieni qua! Come stai? Stavo meglio prima! Ah, tutti gli occhiali storti! Adesso però voglio solo esperimenti tranquilli. Sì, ok? Sì. Promesso, ci penso io. Va bene. Ti fidi ancora? Non lo so. Andiamo, vieni! Andiamo, dai, su! Vieni, vieni, questo esperimento è bellissimo, vedi com'è solido, strutturato. È sicuro? È sicurissimo. Sì, qua. Devo salire? Devi salire. E sale con me anche il prof Luca? No, no, sto bene qui, grazie. Andiamo bene. Perché bene. Bisogna chiudere se è sicuro? È sicuro, ma non così tanto. Ho paura. Andiamo? Vai. Capito perché il prof non è salito. Ma questo che cos'era? Questo è un terremoto. E ci spieghi che cosa sono i terremoti?
La crosta terrestre non è formata da un unico pezzo di roccia, ma è suddivisa in placche che risultano in movimento una rispetto all'altra. Questo è il nostro simulatore di terremoto, quindi chi viene, i bambini, possono provare il terremoto. Però è solo oscillatorio. Esatto, ci sono due tipi di terremoti, discosse, oscillatorio e sussultorio. Tu hai provato solo l'oscillatorio. E va bene così, posso un altro dire. Esperimento però. Semplice, tranquillo. Ma si guarda, questo è proprio prova di bambino. Ok, andiamo. Andiamo. Ho preso la scossa. Davvero? Non preoccuparti, tanto Renato è sempre fulminato. Ah, ok. No, non ho preso la scossa, non è vero. Stai bene? Sì. Questa è la stanza dell'elettromagnetismo in cui si fanno esperimenti con l'elettricità, ma non si prende la scossa, quindi mi raccomando, non lo rifate a casa. Giusto? Ma dentro questi tubi non c'è nulla. C'è del gas ionizzato in cui passa la scarica elettrica, per cui si riesce a vedere molto bene. E di quante volte stiamo parlando? Guarda, quasi 50.000 volte. 50.000, mentre nelle case normali? Nelle case normali ce l'ha 220. 220. Quindi tu c'è. Vicini, vai più veloce. Ah no, sei sceso. Sì, era meglio. Ma dove siamo adesso? Siamo nella stanza momenti e forze. Ma cos'è il momento, scusa? Allora, il momento è una cosa abbastanza complicata. Questo esperimento funziona per la conservazione del momento angolare. Per farlo semplice, se avete presente le ballerine o le patinatrici, quando fanno le trottole, si stringono tutte e vanno molto più veloci. Allo stesso modo, quando Renato stava sul palo, si avvicinava, andava più veloce, quando stava più distante, andava più lento. Sei la nostra ballerina. Io non lo provo più però, eh! Va bene, dai, facciamo un altro esperimento. Ti piacerà. Meglio. Sto volando! Ecco dove era Renato! Allo specchio antigravità! Ah sì, sto volando! Bellissimo! Ti è piaciuto questo museo, Renato? Bellissimo! Vabbè. Anche a te, Luca. Direi tantissimo. Torneremo presto e aspettiamo anche tutti voi. Ma a proposito, per venirvi a trovare cosa dobbiamo fare? Allora, trovate tutte le informazioni sul sito del museo e sulla pagina Facebook. Oh! Saluti scientifici a tutti! Ciao!